Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale I Tarocchi di Titti. Come state? Spero bene. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e chi passa velocemente sul mio canale. Vi ricordo di azionare la campanellina così ogni video che io pubblicherò vi arriverà la notifica. Vi aspetto in tanti sempre nei commenti perché mi piacciono tantissimo. E vi ricordo che anche se i commenti sono negativi, sono costruttivi. Allora, oggi un interattivo un po' particolare. Scusatemi per il rumore, ma vicino qui stanno facendo dei lavori, quindi abbiate pazienza di questo rumorino sottofondo che anche a me distrae parecchio. Comunque, allora, nuovo interattivo, oggi lo volevo fare con i Ghost Tarot. Inerenti a sono diciamo delle letture un po' canalizzate, quelle che faccio con i Ghost Tarot. Voglio assolutamente mandare un messaggio attraverso la canalizzazione di una persona che non c'è più e quindi mi sentivo di dovervi inviare questo messaggio leggendo e tirando giù un pochino di carte facendo una sorta di canalizzazione. Ok? Quindi il titolo è Qualcuno da lassù vuole dirmi qualcosa. Ascoltiamo bene con i Ghost Tarot. Qualcuno se c'è. Cosa vuole dirci? Interattivo naturalmente un po' particolare, perché qui abbiamo delle carte che mi aiutano proprio a canalizzare il messaggio che sta arrivando dalla persona che non c'è più. Ok? Allora, rilassatevi, mettetevi comodi. Scusatemi, ma ho chiuso la finestra perché io non riesco con questo rumore, quindi ho messo il video un attimo in pausa e iniziamo. Allora, c'è qualcuno da lassù che vuole mandare un messaggio a qualcuno? Vediamo un pochino se c'è qualcuno. Che vuole parlare, Non a caso, se guardate questo video, magari c'è qualcuno proprio che vuole dirvi qualcosa, Vediamo un po'. Chi vuole mandare un messaggio? Chi vuole parlare? Chi c'è? Che vuole mandare un messaggio. Iniziamo, Qui abbiamo un uomo che vuole mandare un messaggio ad una donna, è stato parecchio in sofferenza e vuole dirgli che vi ha offerto tanto amore, vi ha dato tanto amore, ma al momento vi vede pensierose, stanche, ma vi dice anche io ci sono e sono la luce per te. Lo so, ti piace leggere. Questo è stato sempre il tuo sogno. Tu
donna combattiva, forte, che riesci a dominare, a controllare sempre tutto, sei arrivata alla distruzione di qualcosa che non immaginavi. Riesci ad essere attualmente calma, tranquilla, hai pazienza. Volte sei fredda, glaciale, dopo tutta la sofferenza che hai vissuto. Ma il mio consiglio ora è di guardare fuori quello che ti aspetta, dopo esserti guardata dentro, dopo esserti isolata, dopo essere stata da sola, per trovare delle risposte, hai dovuto riflettere, ti sei sentita in crisi, hai preso del tempo per illuminarti dentro. Adesso è arrivato il momento per te del cambiamento, della svolta. Hai dovuto fare delle scelte, eh? Ti hanno portato queste scelte in alcuni bivi che dovevi controllare prima di intraprenderli. Questa rottura ti ha portato ad allontanarti un po' da tutti, ma tu sei forte. La sofferenza ti ha fortificato. Credo in te, ne uscirai vittoriosa attraverso la chiarezza, uscendo dall'oscurità, dalle paure, e diventerai combattiva per creare ed accogliere una felicità che sta arrivando. Allora, qui mi dà la conferma di questo messaggio dell'aldilà di un uomo che non c'è più, che vede e segue e protegge questa donna, che dice proprio che attraverso la rottura di qualcosa che si è verificato di questa donna, lui vi è stato vicino, vi sta vicino, vi ha capito proprio in profondità di quello che avete passato e adesso vi sta dicendo che si sta accorgendo che state iniziando ad avere il controllo e la sicurezza in voi stesse, ok? Avete fatto anche dei sacrifici, eh? Ma vi chiede proprio di essere più tranquille, di avere pazienza, equilibrio, ok? La situazione si risolverà, uscite sicuramente da una rottura. Questo vi ha aiutato a capire il cambiamento, no? Che è stato duro, ma ci sarà la svolta. Ok, allora qui vedo una persona del segno dei segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, un uomo, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, un
uomo grande, una persona adulta e una persona che ha saputo anche insegnarvi le tradizioni, le regole e molto comunicativo, ok? Quindi questo è il messaggio della persona che non c'è più. Vediamo gli angeli che cosa vi consigliano, un messaggio dagli angeli per voi. Vediamo gli angeli per voi, quale consiglio vogliono darvi. Dipende solo da te. Troverai delle persone disponibili, preoccupazioni inutili, quindi non essere più preoccupata, preoccupato. Perdona. Dovete perdonare e continuare così. Io vi mando un bacio grande, spero che la lettura vi sia piaciuta. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo interattivo, vi aspetto nei commenti. Vi mando un bacio grandissimo dalla vostra Titti, eh? Un bacio grande. Ciao ciao ragazzi, buona giornata.